Bella è perduta. Tommaso Cestrone, angelo contadino caduto in volo, ha difeso la reggia di Carditello dalle forze del male e del malessere e il cuore si è bloccato sul più bello. Era noto come l'angelo di Carditello, Tommaso Cestrone era un contadino che aveva preso a cuore le sorti della famosa reggia. Un guaio per tutti, anche per Pietro Marcello e Maurizio Braucci, che hanno dovuto progettare nuove strade per riconcepire la bellezza perduta. Me la ricordo da piccolo, ci sono stato qua dentro e la voglio... La voglia che vive. Così è diventato Pulcinella il nostro Batman fresco di bucato, che deve salvare terra di lavoro e il casertano senza rum agricolo, abitato da demoni e bufali. No, maestà, non ne potevo vedere perché Pulcinella non muore mai. Tu dici? E ti sbagli. Il regista stregone assume il punto di vista del bufalotto e se lo porta in giro come un porno Teo Colossal o un remaggio di Sergio Citti. Quadri curati e strazianti di colore alla Ghirri, ma il finale animalista vegano è un'ernia nel disco di un bel film. Così quando faccio notare che la bistecca, l'hamburger, il panino col pollo che stai mangiando, questi pezzi di carne vengono dai corpi vivi, di animali vivi. Stop!